Interessante conferenza dove il tempo sembra un po' la tragedia che si è verificata. Il saluto è di Fondazione Morandia, lo dico soprattutto alle persone che non conoscono la fondazione, che da 12 anni viene aperto un museo, direi che per dimensioni, per qualità, con tutto rispetto per tanti altri musei, in questo modo quello della nostra capitale, il nostro museo è aperto. Sicuramente europei. Quindi io, a parte salutare tutti voi e ringraziarvi per la vostra presenza, ringrazio chiaramente i nostri relatori, lascio subito la parola, visto che il tema è sicuramente interessante, soprattutto ancora oggi emozionante, al professor Max Ferrari, che è membro del Comitato Scientifico, docente della Cattolica, che potrà introdurre meglio di me sicuramente i nostri relatori. Grazie a tutti. Grazie Presidente, benvenuti a tutti voi, signore e signori, per essere qui questa mattina alla presentazione del libro che funziona. Abbiamo il volume. Che avrebbe dovuto avvenire nella scorsa primavera. Siamo stati colpiti dal Covid. Avevo parlato col comandante Bonazzi del libro la prima volta quando c'era stata la presentazione qui dell'F-104 della Luftwaffe che era arrivato a Volandia, ci preparavamo dall'F-104 musealizzato a avvenimenti più vicini dal punto di vista delle polemiche, eccetera, e siamo stati colpiti in volo dal Covid. Però la cosa non ha impedito che l'interesse per il libro, soprattutto per l'argomento, per l'autorevolezza di chi lo ha compilato, si affievolisse col passare del tempo. Sono molto lieto di presentarlo questo libro, l'ho letto 2 volte e mi ha chiarito un sacco di dubbi che avevo ancora. E poi soprattutto mi ha mostrato un tipo di approccio all'analisi degli avvenimenti che non avevo visto facilmente se non in qualche articolo, guardo non a caso verso Andrea Arconi, se non in qualche articolo ben completo e ben argomentato nella trattazione di questo dramma che è stato la caduta del 19 dell'Italia a Ustica, che ha fatto correre un sacco di inchiostro, che ha spaventato molta gente, anche perché bisogna pur dirlo, molti si sono spaventati per quello che era successo, e che ha poi innescato una serie di polemiche successive che per certi aspetti non sono ancora del tutto sopite. Comunque, mi fermo qui, non vado oltre, lascio la parola al comandante Bonazzi che ha bisogno di poche presentazioni qui perché come pilota collaudatore, come esperto d'aviazione, si fa più presto a dire che cosa non ha fatto di quello di raccontare che cosa ha fatto e poi al dottor Farinelli, che è dottore di ricerca in storia, che ha lavorato e lavora ancora con l'Università di Bologna e che è molto preparato e ha avuto un coraggio, secondo me. Quello di essere un giovane studioso che si è voluto misurare con la questione di Ustica, perché in genere questi tipi di argomenti, quando uno sta cominciando la carriera universitaria di ricerca, cerca di dribblarli perché sono campi minati pericolosi. Parto da una frase che ripropongo al comandante Bonazzi come introduzione, come lancio della vicenda. Pagina 11 del libro si legge: Ustica non è un mistero. Che sembra essere esattamente il contrario di tutto quello che ancora alcuni vorrebbero accreditare o far girare come esperienza, come suggerimento e discorrendo. Allora, comandante, non è più un mistero perché? Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti, un grazie al professor Ferrari sia per essere qui e condurre questa conferenza e anche per le belle parole che ha detto nei nostri confronti su questo libro. Sì, Ustica non è un mistero. Mi riferisco, o ci siamo riferiti principalmente a che cosa è successo a Ustica, dove un mistero, sì, c'è ancora, per motivi che poi vedremo, è su chi ha
procurato, ha condotto, ha effettuato questo o ha creato questo problema, l'incidente, la demolizione e la distruzione di questo aeroplano con tutte le persone, i passeggeri, le 81 persone che sono morte a causa di questo. Vorrei fare però prima una premessa su una questione di metodo. Penso che tutti siano d'accordo che se uno cerca i responsabili di qualcosa, deve prima conoscere bene questo qualcosa. E se passiamo alla vicenda di Ustica, se viene accertato che il 19 è caduto perché è stato colpito da missile a seguito di una battaglia aerea, come sentiamo dire molto frequentemente, si indagherà nell'ambito di aeronautiche militari dotate di aerei da combattimento, ovviamente appartenenti a paesi di un certo livello. Ma se tutte le risultanze portano, risultanze tecniche, evidenze, testimonianze, portano come unica causa tecnicamente sostenibile della caduta del 19 all'esplosione di un ordigno in cabina, quindi un atto terroristico, la ricerca dei responsabili penso che vada effettuata in tutt'altra direzione, ad esempio nel campo del terrorismo. È assai improbabile, direi impossibile, trovare i responsabili se si cerca nella direzione sbagliata, ed è esattamente quello che è successo finora. Il problema di fondo nella vicenda di Ustica è che fin dall'inizio, senza avere ancora la più pallida idea di cosa fosse effettivamente accaduto, sono stati scelti degli obiettivi di comodo, e l'inchiesta è stata adattata al perseguimento di questi obiettivi. Fino a non molti anni fa avevo sentito parlare dei teoremi di fondo, è che fin dall'inizio, per molti anni, senza conoscere che cosa era accaduto, si sono perseguite delle ipotesi, delle tesi che non corrispondevano alla realtà. I media sono stati i principali interpreti di un copione a senso unico che ha condizionato profondamente l'opinione pubblica del paese, e non solo del paese, ma anche di tante altre istituzioni. Solo dopo una dozzina d'anni, questo è successo nel 92, con il recupero della quasi totalità del 19, del relitto del 19 dal fondo del mare, e con il lavoro di un collegio peritale che ha lavorato seriamente, perché composto da esperti in indagini su incidenti aeronautici, è stato possibile individuare le cause tecniche della caduta di questo aereo. Cause che non corrispondevano alla narrativa comune che era stata costruita nel frattempo e che ancora oggi veicola un'infinità di false informazioni. Quindi da più di 40 anni si parla ancora del mistero di Ustica. Si chiede la verità su cosa sia realmente accaduto, su chi sia responsabile. Bene, su cosa è accaduto non ci dovrebbero essere misteri. Le evidenze tecniche e i risultati delle perizie sono sufficienti per stabilire le cause del disastro. Ciò che ancora è sconosciuto, che non si conosce, è chi ha procurato l'incidente, chi sono i responsabili, ma è un argomento che non ci riguarda ed è un argomento che viene dopo aver accertato esattamente che cosa, come abbiamo visto, che cosa è sconosciuto, quali sono le cause, e come ho detto è una questione di metodo. Certo che se si decide di rifiutare la causa tecnica che è stata indicata da questo, sia dalle prove, sia dalle conclusioni dei periti,
e si persegue invece una causa del disastro che è basata su supposizioni prive di riscontri, perché sono solo supposizioni consolidate, incise nella pietra, ma sono supposizioni estremamente incerte anche, e lo vediamo, perché non è mai stata definita con certezza lo scenario, anzi, di scenari ne sono stati raccontati più di 30, 33, 34, con diverse varianti, coinvolgono aerei, possibilmente americani o francesi, questo è abbastanza ricorrente, che scatenano una battaglia aerea con lancio di missili. Però se non fosse così ci sarebbero dei passaggi di uno o più di questi aerei vicini al D-19, così vicini da demolirlo, da distruggerlo, perché sappiamo che si è destrutturato in volo a 25.000 piedi. Anche, sono state anche considerate, ipotizzate delle collisioni, le cose più strane. Vorrei in questa occasione parlare delle principali di queste affermazioni. Queste affermazioni sono delle asserzioni e commentarle. Una, che è quella principe nel presentare la tragedia di Ustica, e qui cito, è che il D-19 Italia è stato abbattuto nel corso di una battaglia aerea in un'azione di guerra non dichiarata, come affermato nella sentenza del giudice priore. Questa asserzione è molto ricorrente. E voglio subito dire che il giudice priore non ha mai emesso alcuna sentenza. Il priore ha istruito l'inchiesta, sì, ha raccolto, ha indagato, ha incaricato dei collegi peritali di indagare, ha raccolto elementi, ha interrogato testimoni. Dopo 9 anni ha formulato delle ipotesi su ciò che poteva essere accaduto, ma non ha emesso nessuna sentenza su ciò che è accaduto al D-19. Questa è la principale falsità che viene raccontata in ogni occasione. Priore ha rinviato a giudizio gli imputati, i vertici dell'aeronautica, 4 generali, per depistaggio, alto tradimento e altre imputazioni minori, e ha archiviato il caso perché non è riuscito a trovare i responsabili. Tuttavia, per arrivare al giudizio nei confronti dei generali imputati nel processo, era necessario stabilire le cause della caduta del D-19, ed è così che è emerso che non c'era stata nessuna battaglia aerea. Viene anche ripetuto, e qui cito ancora, un unico tracciato radar sopravvisse alla distruzione di prove e che portava segnali di una manovra d'attacco al D-19. Si cercò di manipolare, ma fin da subito era chiara una manovra d'attacco. Altra asserzione. C'era anche una folta schiera di aerei sconosciuti attorno al D-19. Anche questo è assolutamente falso. Innanzitutto, i tracciati radar sono sempre stati tutti disponibili e su questi hanno lavorato i periti di Priore. C'erano i dati di 7 radar, non uno solo sopravvissuto. 2 civili, Seleni e Marconi, 5 radar militari che hanno seguito il percorso del D-19 dall'inizio alla fine. Sono state esaminate centinaia di tracce, migliaia di dati, tanto che gli stessi periti di Priore esclusero espressamente una manipolazione dei nastri, aggiunsero che i dati disponibili consentono di tracciare uno scenario radar attendibile. Quindi è falso che l'aeronautica abbia distrutto le tracce radar. Quanto alla folta schiera di aerei sconosciuti attorno al D-19,
sarebbe interessante avere i riferimenti di quali sono, dove nascono questa folta schiera. Ci sono centinaia di dati, anzi ho detto migliaia di dati, ma nessuno corrisponde ad aerei in prossimità del 19. Tutto parte, è l'unica cosa reale, due plot, due ecoradar, neppure consecutivi, compaiono a 30 secondi uno dall'altro, sono a 10 km di distanza uno dall'altro e a 30 km dal 19. Sono gli unici segnali radar in tutto lo scenario, in tutte le migliaia di dati disponibili, che figurano, compaiono solamente su uno dei sette radar che hanno visto la scena, il cielo dell'Italia meridionale dove è passato il 19 di Ustica. Tra l'altro il più vecchio di questi sette radar in funzione. E ancora i sostenitori della battaglia aerea attribuiscono a questi due punti, li attribuiscono a questi due plot, li attribuiscono agli aerei attaccanti. I periti attribuiscono invece a interferenze elettromagnetiche. Nessun altro radar ha registrato quei due punti, non c'è assolutamente nient'altro. Ovviamente nel cielo, lungo la rotta del 19, c'erano tutti gli aerei che dovevano esserci, non è che non ci fossero. Erano tutti, però, sono stati tutti regolarmente identificati e documentati. I periti di Priore hanno scritto che in un'area di 50-60 miglia intorno al luogo dell'incidente, parliamo di 100 chilometri, i radar della difesa aerea e quelli civili, quindi sette radar, non hanno evidenziato tracce di altri aerei significativi per l'incidente. Quindi abbiamo che i periti di fiducia di Priore, non della difesa, non di altri, ma quelli di Priore, scrivono che non ci sono aerei. Abbiamo Priore che scrive che c'è stata una battaglia aerea, c'è qualcosa che non torna effettivamente. Sono state inventate anche delle portaerei. C'erano delle tracce che nel Tirreno settentrionale che sparivano e comparivano dal nulla, cioè dalla superficie del mare. La spiegazione più semplice è stata quella di dire che c'era una portaerei. Diciamo che la spiegazione è anche logica. La spiegazione sarebbe stata logica, ma siccome sapevamo che non c'erano aerei, non c'erano portaerei, era stato accertato che non c'erano portaerei nel Mediterraneo e in particolare nel Tirreno, siamo andati a guardare un po' più a fondo. E cosa abbiamo scoperto? La prima slide a sinistra è quella che avevano guardato i periti. Guardando meglio abbiamo visto che mancava la Corsica. Se mettiamo anche la Corsica nella figura a destra, vediamo che quelle tracce sono esattamente, partono e arrivano esattamente da Ajaccio o da Bastia. Quindi anche questa portaerei è falsa, non c'è. Un'altra affermazione che ricorre è che c'erano aerei nella scia del 19 che si nascondevano per non essere avvistati dai radar. Ma già è un qualcosa un po' strano. Ma la cosa ancora più strana è l'affermazione che viene scritta, e l'ha scritto anche Priore, che era consuetudine, o è consuetudine, dei piloti militari di nascondersi nella scia di altri aerei per non farsi vedere dai radar. Ora, io ho fatto 20 anni in aeronautica e per altri 20 anni sono stato vicino alle attività dell'aeronautica.
Ma questa è una delle panzane più grosse che si possono sentire. Ma è chiaro che se viene raccontata, le persone che non hanno dimestichezza su come operano gli aerei militari vengono colpiti ed è un'asserzione che viene anche questa incisa nella pietra. È semplicemente assurda e in effetti non merita neanche commenti. E purtroppo la scrive in modo esplicito anche Priore, senza sapere di cosa stava parlando. Nel nostro caso, a nascondersi sarebbero stati aerei libici, uno o due MiG-23, che rientravano in Libia dalla Jugoslavia, secondo la narrativa, dopo aver fatto una revisione. Di questi aerei non viene specificato nulla, solo però che erano coinvolti nella presunta battaglia aerea. Vorrei precisare qui alcuni punti. La Jugoslavia non ha mai effettuato manutenzione di aerei libici, in particolare del MiG-23, non li aveva nemmeno. Gli aerei da caccia libici, ed era noto, effettuavano normalmente la loro manutenzione in Libia con squadre di tecnici russi o sovietici, e, oppure, a seconda delle condizioni, venivano trasportati in Russia su aerei cargo, quindi non avevano bisogno di nascondersi o di andare in Jugoslavia. Le rotte però che venivano utilizzate, ed era anche questo noto, da aerei militari libici, non solo libici, per recarsi nei paesi del Patto di Varsavia o in Russia, passavano attraverso il canale di Otranto e rimanevano quindi nello spazio aereo internazionale ed era assolutamente tutto legale. Questo lo sapeva l'aeronautica, lo sapeva la difesa aerea italiana, ci sono foto di aerei sovietici o del Patto di Varsavia che andavano e tornavano dalla Libia, fotografati o accompagnati, intercettati dai caccia dell'aeronautica di base a Gioia del Colle, e tutto era chiaro, tutto era pacifico. Ricordiamo che non eravamo in guerra o in conflitto né con la Libia né con i paesi del Patto di Varsavia. C'era una certa tensione, erano i potenziali avversari, ma non eravamo in guerra. Nessuno spiega, inoltre, perché mai quei MiG-23 avrebbero dovuto scegliere una strada così complicata, decisamente più lunga, clandestina, nascondendosi sotto un aereo che non sapevano nemmeno che aereo fosse, da dove venisse e quale fosse la sua destinazione. E soprattutto quando invece avevano a disposizione, come avevano sempre usato, una strada, la strada consueta, che era più breve e legale. Però questo è saltato in pieno, nessuno ci spiega perché. Certamente c'è stato un grande lavoro di fantasia, ma l'altra cosa è, c'erano veramente questi aerei nascosti sotto a un DC-9, a un aereo civile? Va bene, i periti, quando sono stati direttamente interrogati, hanno affermato che i dati radar non possono, quelli che avevano esaminato, non possono dimostrare né la presenza di aerei nella scia del DC-9, né l'esistenza di altri aerei in prossimità del DC-9. Nuovamente, i periti smentiscono le affermazioni di Priore e si tratta infatti di mere illazioni, che però vengono riportate come dati di fatto acclarati e provati. Si racconta che Priore si è dovuto rivolgere alla NATO per conoscere l'identità di tracce radar che l'aeronautica teneva nascoste e non aveva passato all'inchiesta. Si dice anche che la NATO avrebbe confermato la presenza sia di aerei sconosciuti che di uno o più portaerei. Ancora una volta è falso, non esiste questo che viene raccontato, cose che la NATO non ha mai detto. Nel 97 la NATO ha fornito tutte le risposte ai quesiti posti dagli inquirenti italiani,
non risultò nulla che avesse a che vedere con la presenza di aerei nell'area del 19 al momento dell'incidente, anzi specificò che non vi era intensa attività aerea militare né esercitazioni in corso, che c'era solo qualche attività aeromarittima comprendente pattugliamento di routine e voli di collegamento, ma non aerei da combattimento. Diceva anche che un apertaerei poteva forse trovarsi nel Mediterraneo occidentale, ma non era certa, comunque non nel Tirreno. Priore chiese anche informazioni alla NATO attraverso il Presidente del Consiglio Prodi, che si rivolse direttamente al Segretario Generale della NATO Solana, su 21 tracce che erano state però già esaminate anche dai periti di Priore. Quindi non è vero che sia stata la NATO a dirci che c'erano quelle 21 tracce. Siamo noi che gliele abbiamo presentate e abbiamo chiesto spiegazioni. E queste, di queste 21 tracce, 17 furono confermate dalla NATO, ma nessuna era nell'Ambra 13 o comunque nelle vicinanze del 19 o della zona dell'incidente. Queste rimanenti 4 tracce furono definite dalla NATO unknown, cioè sconosciute, perché si trattava in effetti di aerei militari italiani che non erano operativamente controllati dalla NATO, per cui la NATO non poteva conoscerli, non erano nei loro registri, ma erano già stati regolarmente identificati dal radar di Poggio Ballone e le tracce erano state anche accuratamente descritte dai periti, ho qui le sigle. Ed erano tra l'altro ben lontani dal 19 questi 4 aerei. Uno addirittura era nel Veneto. Un'altra sezione, il 19, sarebbe stato abbattuto da un missile lanciato da uno degli aerei sconosciuti. È tutto sconosciuto, è tutto vago, tutto generico. E recentemente penso che tutti abbiano avuto occasione di vedere cosa succede a un aereo abbattuto da un missile sparato, in questo caso da terra, ma se fosse sparato dall'aria sarebbe la stessa cosa. Mi riferisco all'aereo della Malaysia Airlines abbattuto in Ucraina alcuni anni fa. Era pieno dei caratteristici fori, che sono dei fori, delle tracce caratteristiche prodotte dai frammenti della testa di guerra di un missile. Che esploda e come esplodono normalmente vicini al bersaglio. Sul 19, il cui rivestimento è stato recuperato oltre il 90%, non ce n'era uno di questi fori. Ma se anche ce ne fosse stato qualcuno, la detonazione del missile non sarebbe mai stata in grado di provocare la destrutturazione del 19 così come è stato accertato che è avvenuta. Mi riferisco in particolare al distacco netto e quasi contemporaneo dei motori e della coda. In particolare è impossibile, non riesco a vedere come un'esplosione esterna di un missile a una distanza significativa, quindi a una distanza tale per cui le schegge non hanno colpito il 19, abbia potuto produrre il distacco dei motori contemporaneo, dei motori e della coda, ma in particolare del motore sinistro, quello che si trovava dall'altra parte, dalla parte opposta della fusoliera del 19. Un'esplosione del missile non avrebbe assolutamente potuto creare il fenomeno dei quilting, che sono dei rigonfiamenti nel rivestimento posteriore del 19 che sono stati rilevati e sono danni tipici da esplosione, cioè da un improvviso innalzamento, molto brusco rinnalzamento della pressione, che non potevano che essere attribuiti all'esplosione di un ordigno all'interno dell'aereo. Questo è stato il fenomeno di principale rilievo
rilevato dall'investigatore inglese Chris Protero, chiamato specificamente da Priore. Un'altra assunzione. L'aeronautica militare sapeva, fin da prima dell'attacco addirittura, ed è responsabile di omissioni, false testimonianze, distruzione di atti, soppressione di prove, con le quali è stata oscurata la verità. Avrebbe nascosto, distrutto le registrazioni delle tracce radar per coprire la presenza degli aerei estranei. Questo è quello che viene ripetutamente affermato, scritto su articoli, in rete, si legge. Anche qui si tratta di pura fantasia, perché non esiste alcuna prova che supporti queste affermazioni. È stato invece accertato, e questo è scritto ed è riportato nelle sentenze, fra quella di primo grado e quella di secondo grado delle corti d'assise, che nella sala di controllo del traffico aereo non c'era stata nessuna consapevolezza di aerei estranei non, o di tracce non da loro controllate. Né tecnicamente poteva esserci, perché gli schermi radar mostravano solo le tracce riconosciute, non i singoli plot, i singoli eco provenienti dal radar. L'aeronautica militare avrebbe sempre cercato di depistare l'inchiesta sostenendo la tesi del cedimento strutturale. Questa è un'altra falsa asserzione. Non risulta che l'aeronautica abbia mai sostenuto la tesi del cedimento strutturale, anzi, ha sempre invitato in ogni occasione tutti, in particolare i media, ad astenersi dal formulare ipotesi in assenza di elementi circa le cause della caduta del 19, come ad esempio è riportato in un documento del 20 dicembre dell'80 dello Stato Maggiore. Se qualche esponente, può esserci stato, dell'aeronautica ha parlato di cedimento strutturale, lo ha fatto a puro titolo personale, ma discutendo come avveniva correntemente nei primi anni soprattutto, discutendo sulle varie possibili ipotesi. Fu fatta anche l'ipotesi di un pezzo di stella, di un meteorite che poteva aver colpito il 19. Ma il amico Farinelli riprenderà l'argomento più avanti, più in dettaglio. Un'altra asserzione riferita agli F-104, in particolare poi i TF-104 del ventesimo gruppo, c'erano due voli operativi nelle ore in cui è avvenuto l'incidente del ventesimo gruppo di Grosseto, e dove si dice che due F-104 avrebbero incrociato il 19 prendendo visione di ciò che stava avvenendo. E un'altra è che i due piloti di questi 104, Naldini e Nutarelli delle Frecce Tricolori, sarebbero stati coinvolti nel tragico incidente di Ramstein per impedire che raccontassero ciò che avevano visto quella sera, essendo stati convocati di lì a pochi giorni dal giudice Priore. Questo è un altro argomento da prima pagina, ripetuto a iosa, anch'esso totalmente falso, anzi direi che è falso due volte. La prima volta è che Naldini e Nutarelli, che erano in volo quella sera sul TF-104 in coppia con un allievo in volo su un altro F-104, non hanno mai incrociato il 19 perché operavano in un'altra zona, nella Delta 47, lontana dall'aerovia. La seconda bugia è che non erano mai stati convocati né da Bucarelli né da Priore. E purtroppo però è lo stesso Priore che dichiara in un suo libro che aveva convocati due piloti di qui a qualche settimana, così è scritto, dopo l'incidente di Ramstein, mentre a quella data, e questo Priore a Priore è sfuggito,
o non ci ha proprio pensato, Priore non aveva ancora la data dell'incidente di Ramstein, siamo nell'88, non aveva ancora nessuna competenza sul caso di Ustica, faceva altre cose. Priore ha assunto l'incarico di giudice istruttore solo 2 anni dopo, nel 1990. Chi invece incrociò il 19, passando a una 20ina di chilometri di distanza dal 19, a 2500 metri più alto, furono i piloti Bergamini e Moretti su un terzo F-104 che stava rientrando da una navigazione da Grosseto a Villafranca e ritorno a Grosseto. Loro sì che sono stati regolarmente interrogati e non è risultato niente. Quindi anche questa è una bugia grossa come una casa, anzi come il Colosseo. Un'altra favola talmente inventata è che l'operazione di abbattimento del 19 prevedeva anche l'impiego di un aereo radar, un AWACS, per guidare gli aerei sconosciuti. È una favola totalmente inventata. Come si è arrivati a inserire anche un AWACS nello scenario di questa vicenda? Probabilmente per rendere più credibile l'esecuzione di un'operazione così complessa, perché l'operazione che viene richiamata della battaglia aerea è talmente complessa che avrebbe coinvolto centinaia di persone. Priore la definisce come una presenza certa, quella dell'AWACS, e colloca questo AWACS orbitante, dice che è orbitante, stazionante, sull'Appennino Tosco-Emiliano, e la cosa era così grossa che siamo andati a vedere, siccome a questa traccia viene fatto anche riferimento, siamo andati a ricostruirla, a vedere come, qual era questa traccia, e la presento qui sullo schermo. Ed è un aereo che volava a bassa quota, lento, era in aerovia, non stazionava, non faceva orbite, seguiva un percorso tranquillo, diretto, proveniente da Genova, arrivato su Bologna, ha virato verso Ferrara, Vicenza e poi verso Treviso o Istrana. E a tutti gli effetti le caratteristiche di questo aereo corrispondono a un aereo da collegamento come poteva all'epoca essere un P-166, altro che AWACS. Questo, tra l'altro, era una delle famose 4 tracce che erano state indicate come sconosciute e quindi sospette. Richiedendo ai periti apertamente cosa ne pensavano, altrettanto apertamente hanno detto di non avere mai considerato, di non essersi mai accorti che l'aereo stava volando per tutto il tempo in una rovia di traffico civile, di non conoscere le modalità di impiego di un AWACS, di non essere esperti di aerei militari e di voli operativi e di aver pensato all'AWACS solamente per il fatto che era risultato dalla presenza del trasponder dell'IFF di essere un aereo militare, ma non certo di aver riconosciuto un AWACS dall'esame dei tracciati radar. È così che è stato inventato l'AWACS. Questa storia è piena di invenzioni, la storia, la vicenda del 19. Un ultimo elemento. Il MiG-23 libico caduto in Sila, che è stato ritenuto da Priore oggetto di un'enorme messa in scena internazionale addirittura,
cioè non sarebbe caduto il 18 luglio come ufficialmente risulta dai dati, ma sarebbe caduto 3 settimane prima, esattamente il 27 giugno, essendo uno degli aerei che avevano preso parte alla battaglia aerea. Quindi anche il collegamento del disastro del 19 con la caduta del MiG libico in Sila, 3 settimane di distanza, è stata una totale invenzione. E il tempo non ci consente di esaminarlo a fondo, ma è una storia molto interessante anche questa. Ma il fatto che furono gli stessi pubblici ministeri nel corso del processo penale a riconoscere che quel MiG 23 era effettivamente caduto 3 settimane dopo il 19, esattamente il 18 di luglio, e questa la dice lunga sulla presunta messa in scena. Quindi il MiG 23 fu archiviato già nel dicembre del 2003 dai pubblici ministeri, e sarebbe corretto non parlarne più, che non ne parlassero più del 2023. L'ultimo punto sono un elenco delle prove che è stata una bomba, sono tantissime. Innanzitutto sono state trovate tracce di TNT e T4 su alcuni bagagli che si trovavano in cabina e su frammenti interni dell'aereo, nonostante fossero già trascorsi una decina d'anni, tra 10 e 12 anni, in fondo al mare. E fu ritenuto anche praticamente impossibile che tali tracce interne alla cabina potessero provenire dalla detonazione di un missile all'esterno dell'aereo. Sull'esplosione interna sono stati concordi i periti del Collegio Missiti, quella è stata la loro conclusione, come unica conclusione. Nonché Protheroe, che era un altro esperto dell'agenzia inglese di indagini sugli incidenti aeronautici, da due dei periti del Collegio Blasi, dopo aver analizzato di nuovo le evidenze raccolte. L'evento catastrofico è stato improvviso, come improvvisa è stata la totale perdita di energia elettrica per il distacco quasi contemporaneo di entrambi i motori. La parte posteriore della fusoliera del 19, come potete vedere qui, vedete questo enorme buco, è stata letteralmente svuotata. Mancano i reperti, è vero, i reperti su cui cercare le indicazioni dirette, positive di un'esplosione. Di questa zona che vedete è stata recuperata appena una manciata di frammenti, una ventina letteralmente di frammenti, tutti di dimensioni estremamente ridotte dell'ordine di 20-30 centimetri, e su queste non ci sono i segni diretti, ma ci sono tanti altri segni indiretti dell'esplosione. Viene spesso detto che il lavello è stato ritrovato intatto. Bene, questo è il lavello del 19 recuperato dal fondo del mare. Su questo non sono stati trovati quei rilievi che certi frattografi hanno cercato, come di trasformazioni, modifiche della struttura molecolare. Ma nessuno può dire che questo pezzo, ad esempio, si sia ridotto così solo perché è caduto in acqua da 8.000 metri. Quindi, se mancano i riscontri positivi dell'esplosione, si dovrebbe invece più correttamente dire che mancano i relitti o i materiali sui quali cercare questi riscontri. Quindi è solo un'esplosione può avere
anche abbastanza vicina, che però poteva essere schermata, può avere ridotto il livello in queste condizioni. Un altro elemento sono l'appiattimento di alcuni tubi, uno che era addirittura in acciaio inossidabile del lavaggio del water, della toilette, che è stato trovato completamente schiacciato. Solo una pressione altissima, come quella di un ordigno che esplode vicino, può aver creato quelle pressioni. Non certamente una pressione esterna a 10, 15 metri o 20 metri di distanza. Come detto prima, quei rigonfiamenti nel rivestimento posteriore del 19 sono un indice di un'esplosione, se non vogliamo chiamarla esplosione, di un rapidissimo aumento di pressione ad alti livelli nelle vicinanze. Nessuno però si è preoccupato e nessuno è stato in grado di dimostrare come questi eventi, come il danno alla fusoliera, potrebbe essere stato procurato da altre cause, se non quella di un'esplosione. Vorrei far vedere qui questa tabella che ritengo estremamente importante. Questa tabella fu elaborata ancora nei primi anni 90 dall'ingegner Bazzocchi, quando fece per un certo periodo il consulente della difesa e esaminò tutte le risultanze tecniche e il relitto del 19. In questa tabella sono riportati i livelli di compatibilità dei riscontri tecnici rilevati a fronte delle varie ipotesi che sono state formulate, che sono il cedimento strutturale messe in colonna, sono il cedimento strutturale, il missile, l'esplosione interna, la collisione e la quasi collisione. Il colore verde corrisponde a quelle evidenze compatibili con l'ipotesi di riferimento e solo per l'ipotesi della bomba all'interno del 19, la colonna corrispondente è totalmente verde. In tutte le altre ci sono delle evidenze che non sono compatibili, che quindi sono queste che hanno portato la commissione di peritale Misiti e gli altri a decidere, a concludere che solo l'esplosione di una bomba all'interno del 19 è tecnicamente sostenibile per spiegare come il 19 si è distrutto, destrutturato in volo. Qualsiasi agenzia di inchiesta su incidenti aeronautici non avrebbe dubbio, a fronte di tutti questi elementi, ad affermare che si è trattato dell'esplosione di un ordigno all'interno del 19. Io avrei terminato, passerei la parola all'amico Farinelli e grazie. Grazie, comandante. Nella sua esposizione ritrovate le principali argomentazioni del libro. È stato molto sintetico. Le argomentazioni ulteriori di approfondimento meritano di essere viste e aggiungono ulteriori motivi di interesse alla sua ricostruzione. Quindi non finisce qui, nel senso che poi nel testo trovate ancora più motivi per fare delle riflessioni, eccetera. Certo è che l'inchiesta su Ustica è durata talmente tanto e ha avuto degli sviluppi continui, per cui si sono sommati risultati, sospetti, testimonianze vere, fasulle, eccetera, per cui alla fine si era tutti bene o male depistati, coloro che ascoltavano, coloro che pensavano di capire, eccetera, venivano depistati perché continuamente questo è così, no, non è così, è così, no, non è così. Alla fine non si riusciva più ad avere un quadro d'insieme che riuscisse a dare una ricostruzione realistica.
Quelli che l'hanno fatto sono stati soprattutto i giornalisti delle testate aeronautiche, oltre che gli esperti. Però le testate aeronautiche sono lette da un numero circoscritto di persone, inevitabilmente. E quindi è ovvio che alla fine non venivano completamente recepite e metabolizzate. A me ha fatto impressione parlare di recente con gente che ho trovato ad altre manifestazioni non aeree, ma anche in un paio di manifestazioni aeree di appassionati di vecchi aeroplani. Chiacchierando, la faccenda di Ustica, poi è stato abbattuto da un missile, volate suonatori. Cioè, va bene, voi siete bravi, volate sugli aerei storici, eccetera, eccetera, ma se siete in questo mondo dovreste avere un po' più di attenzione e di approfondimento a determinati parametri. È che in realtà, purtroppo, c'è il fatto che la questione della battaglia aerea del missile ha colpito la fantasia. Va bene, vogliamo dirlo. Ha colpito la fantasia. Un evento del genere. Teniamo conto anche di una cosa. Oh, di lì a due mesi c'è stata la bomba alla stazione di Bologna. Quindi eravamo in un momento dove l'opinione pubblica era estremamente spaventata, anche disorientata. Quindi questi fattori di tipo psicologico, sociale, eccetera, non sono da sottovalutare. Ma la questione è che le cose stanno come hanno detto qui i nostri tecnici, adesso continueremo, e che sono ben diverse da quelle che in un primo tempo erano state propagandate e ipotizzate, ma mica tanto fino in un primo tempo, perché l'ultima cosa che è saltata fuori è stata quella del missile a influenza, che è arrivata addirittura dall'ex presidente della Repubblica Cossiga e che ha fatto riaprire di nuovo e poi concludere tutto perché non cambiava niente sostanzialmente, non aggiungeva nulla, non si sono trovate evidenze o prove per poterlo sostenere. Va bene, passo la parola al dottor Fantelli. Grazie. I missili a risonanza capaci di destrutturare un aereo con il solo effetto blast nel 1980 non esistevano. Quindi siamo davanti, diciamo, quantomeno ad un falso storico per rispondere a quello che diceva il professore Ferrari. Ringrazio tutti voi, ringrazio chi ci sta seguendo da Zoom, ringrazio gli organizzatori per questa bellissima iniziativa. E il professore Ferrari prima mi ha presentato, ha parlato della ricerca che ho iniziato a condurre più di 12 anni fa, ha parlato di coraggio. Nel mio caso probabilmente più che coraggio è stata ingenuità, nel senso che non solo affrontavo il caso Ustica per la tesi di dottorato che affrontavo, ma anche il caso Morven, che è il ciclo delle aderine. Quindi mi ero messo all'interno di un contesto davvero molto complesso da solo. Avevo naturalmente formulato delle ipotesi per partecipare a questo concorso, che potevo vincere o potevo perdere, poi andò bene, e nel formulare queste ipotesi diciamo che io non avevo avuto il tempo all'epoca, perché c'era pochissimo tempo insomma per presentare questa domanda, di consultare le perizie che erano state realizzate, di leggere l'ordinanza sentenza di priore, né di leggere le sentenze maturate in corte di assise. Io dovevo basarmi naturalmente su uno studio un po' più superficiale per formulare delle ipotesi che poi, qualora avessi vinto questo progetto, sarebbero passate al vaglio della mia ricerca. E nel formulare queste ipotesi, io naturalmente, come potete immaginare, ero stato colpito dall'immaginario della battaglia aerea, del missile o comunque del contesto esterno, perché tutto ciò che trovavo a livello di testate giornalistiche online o a livello di documenti anche del Senato della Repubblica parlava appunto di una battaglia aerea. Non era, era veramente difficile trovare qualcosa che andasse in direzione contraria a questa ipotesi. Voglio fare solo una piccola premessa prima di iniziare il racconto di oggi con le slide, e che è questa. La nostra Costituzione, dico un'ovvietà, però in materia di accertamento delle responsabilità sancisce che la giustizia sia accertamento di responsabilità sulla base di verità giuridicamente accertabili e non sulla base di diciamo decisioni politiche o decisioni sociali che possono essere strumentali al raggiungimento di un fine considerato come un bene superiore. Ci sono dei paesi, sono stati dei paesi della storia, che adottano un altro tipo di giustizia, ma la nostra Repubblica non adotta questa giustizia. I nostri giudici non sono non sono i Saint-Just della Rivoluzione francese, non possono dire, come disse Saint-Just riferendosi a Re Luigi Capito, non dobbiamo giudicarlo, dobbiamo condannarlo. I nostri giudici devono giudicare sulla base appunto di materiale probatorio giuridicamente accertabile. Questa è una ovvietà, ma la voglio dire perché chiunque si avvicina allo studio
credo non potrà fare a meno di notare come ci sia stata e come continui tuttora una fortissima pressione, soprattutto sulla magistratura, ma anche sulla nostra scena politica italiana, affinché, secondo un presunto tribunale della pubblica opinione, le scelte dei magistrati o le posizioni dei politici assumessero delle direzioni piuttosto che altre. Questo non sulla base di verità giuridicamente accertabili, ma sulla base di alcune pretese di ordine sociale e di ordine morale. Si è preteso a lungo che anche gli imputati che si erano dimostrati essere innocenti nel corso delle lunghissime indagini penali continuassero, diciamo, a essere ritenuti comunque colpevoli sulla base di questo presunto tribunale della pubblica opinione. E per darvi un'idea della grande pressione che c'è stata sui processi, a me ha fatto davvero una grande impressione vedere una corte di assise di appello nel 2006, quando consegna le motivazioni che poi assolvono con formula piena i generali dell'aeronautica, scrivere che a fronte di commettere un'ingiustizia, andare contro l'opinione pubblica non costituisce un ostacolo, in quel caso allora si sarebbe trattato di una vergogna, perché si sarebbero condannati o ritenuti responsabili di un reato persone nei cui confronti vi era un difetto assoluto di prove. Perché scrive questo la Corte d'Assise di Appello? Perché i giudici sono stati e continuano tuttora ad essere accusati di essere degli infami, fondamentalmente come infami sono stati i generali dell'aeronautica sotto processo, che appunto sarebbero colpevoli anche se la giustizia ha rilevato che non lo sono. È stata definita una vergogna il fatto che siano stati assolti, e la pressione è stata così grande che persino la Corte del Sede d'Appello ha sentito il dovere di giustificare e di rispondere, diciamo così, a queste accuse che non aveva mai smesso di ricevere. Ora, naturalmente è vero anche il contrario, nel senso che i giudici emettono delle sentenze, la storia non viene scritta dai giudici, la storia viene scritta dagli storici, i quali utilizzano naturalmente le sentenze che maturano in ambito penale, in ambito civile, come fonti, ma usano un insieme di fonti molto più ampio rispetto alle sole sentenze. E quello che però, insomma, è importante sottolineare è che naturalmente nessuno storico o nessun cittadino della Repubblica dovrebbe, a mio parere, essere autorizzato a dire che se una sentenza ha detto A, questa sentenza avrebbe invece detto Z. Insomma, noi possiamo non concordare con le conclusioni di una sentenza motivandone le ragioni, ma non possiamo dire che una sentenza ha detto A se una sentenza ha detto Z, a meno che non vogliamo disinformare, per l'appunto. Vi faccio parte brevemente del percorso iniziale della mia ricerca. Io, perché avevo puntato le mie ipotesi sul contesto della battaglia aerea e dei missili e degli aerei nemici? Perché avevo, dicevo, affrontato uno studio preliminare sulle fonti secondarie, avevo letto, ad esempio, come studente universitario questo testo, che era un testo che si presentava in modo importante. Innanzitutto aveva una premessa del giudice istruttore, la prefazione, che lo scusa era del giudice istruttore del processo. Era un testo distribuito nelle università, un testo finanziato da università e importanti fondazioni del panorama culturale italiano. Quindi era un testo che aveva tutti i crismi della città. E veniva riportato in questa introduzione che emblematicamente si chiama ricordare i fatti, veniva scritto che c'erano state per il generale dell'aeronautica due sentenze di assoluzione, la prima per prescrizione, la seconda per insufficienza di prove. Questo era un testo disinformativo, perché era un testo che portava delle informazioni false, perché quello che viene scritto qui non è vero. Che poi ne parliamo, ma la cosa che più mi aveva colpito era che io continuavo a trovare, ripeto prima, nelle fonti legate a documenti pubblici del Senato, della Camera, nelle testate giornalistiche online, continuavo a trovare continuamente la frase che vedete alle mie spalle. Il magistrato, il Senato, considerato che il magistrato dottor Priore con la sentenza ordinanza ha finalmente fatto emergere la verità. Poi ci sono due punti e ci sono le virgolette, cioè dal punto di vista formale siamo davanti a una citazione. Chi ha scritto questo documento vi sta dicendo che sta copiando una frase, un periodo che arriva da un altro documento. E qual è questo documento? Innanzitutto viene scritto: l'incidente a 19 occorso a seguito di azioni militari di intercettamento è stato abbattuto, eccetera, eccetera. Qual è il documento da cui si cita questo periodo? È quello che viene detto in tutte le altre fonti che avevo consultato, come questa, che è di un noto giornalista italiano, che la potete ancora trovare online. Deriverebbe questa frase dalle conclusioni della ordinanza sentenza del giudice Priore. Quindi se voi cliccate su quel pulsantino lì, conclusione,
il giornalista gli dice: voi troverete questa frase che io ho copiato, che è la stessa che abbiamo trovato nel documento del Senato. Quindi io ho fatto questo percorso, poi quando però vinsi, insomma, il mio progetto, per il dovere deontologico, ovviamente mi sono trovato in una condizione in cui dovevo provare quello che avevo supposto. E mi trovai di fronte a delle clamorose smentite. E una di queste smentite, ad esempio, è proprio questa frase che abbiamo visto qui. Questa è la frase di prima, identica, non ho modificato una parola, se non che io qui ho aggiunto dei colori. I colori li ho messi io, perché ho messo questi colori? Perché le parti in rosso, in realtà, non ci sono proprio nella ordinanza sentenza di Priore, quindi sono state inventate. Le parti in blu, sì, si trovano nell'ordinanza, ma non sono nelle considerazioni finali, come dicono questi documenti. La parte in verde, sì, c'è scritta nelle considerazioni finali, la parte in viola è stata modificata, cioè il giudice Priore a un certo punto parla di principalmente atto di guerra, nel documento del Senato e negli altri documenti che avevano copiato quella fonte si parla di propriamente atto di guerra, il che principalmente, propriamente, non è propriamente la stessa cosa. Ora, ecco, noi abbiamo scritto questo libro oggi, questo libro dice delle cose, ma se voi insomma lo aprite a pagina 10, prendete una frase, poi ne prendete un'altra pagina 50, un'altra pagina 100, ne inventate delle altre e costruite un periodo, voi potrete riuscire a partire da questo libro che dice no, Italia è stato sicuramente abbattuto da quattro missili, perché ce la potete fare, è una cosa fattibile. Naturalmente però non state dicendo che cosa racconta questo libro, state disinformando per l'appunto. Da studioso naturalmente mi dovevo chiedere perché era stata fatta questo tipo di operazione, perché naturalmente per chi conosce l'ordinanza sentenza del giudice sa che in fondo le conclusioni del giudice istruttore non si discostano moltissimo dal tenore di quella frase che abbiamo letto prima sul 19, però c'è una differenza molto importante. Quella frase, quel tipo di frase che voi trovate online, distribuite un po' ovunque, compiono una missione molto precisa, cioè tolgono ciò che invece è presente nel documento scritto dal giudice, ovvero tolgono le premesse ipotetiche. Il giudice Priore, ad esempio, scrive: se la caduta dell'aereo civile è stata determinata da qualche collisione, oppure se la caduta è stata determinata da una qualche esplosione esterna, lo diceva Franco prima. Purtroppo alla fine del percorso istruttorio non è stato trovato alcuno degli scenari prospettati dal giudice istruttore. Quindi quelle frasi tolgono gli elementi di dubbio, dubitativi e ipotetici per dire alla pubblica opinione italiana che il giudice Priore ha trovato la verità. Questa è una frase che hanno scritto i pubblici ministeri, quindi la pubblica accusa, che confermano quanto vi dicevo poco fa. Cioè nella fase istruttoria purtroppo nessun fatto è accertato. Anzi, dice il pubblico ministero Salvi che sarebbe stato a suo giudizio più corretto archiviare il caso perché il fatto non sussiste, perché nessun fatto è accertato. Noi invece sappiamo che Priore ha archiviato il caso di Ustica in quanto ignoti gli autori del reato e non perché il fatto non sussiste. E questa invece è una citazione che ho preso dalla commissione stragi, perché la commissione stragi ha avuto un ruolo fondamentale anche purtroppo, non solo in positivo ma anche in negativo purtroppo, nell'alimentare tanta disinformazione. E con molta onestà il presidente della commissione stragi Pellegrino nel 2000 disse che l'errore che imparecchia, infatti anche io abbiamo commesso, il seguente: prima di aver letto con attenzione le 5.000 pagine dell'ordinanza del 15 febbraio abbiamo proclamato turchi e torpi che la verità era stata raggiunta. Bastava invece leggere con attenzione, anche se era necessario molto tempo, le 5.000 pagine per sapere che non era affatto vero. È un po' triste naturalmente leggere queste frasi, anche se è molto apprezzabile l'onestà intellettuale di chi ammette i propri errori. Qua vado molto rapidamente perché ne ha parlato già Franco, però vorrei cercare di motivare il perché per l'appunto non era affatto vero che l'ordinanza di Priore, che è un'ordinanza di rinvio a giudizio e una sentenza di proscioglimento, non aveva trovato la verità circa le cause della tragedia Borsa 19.
Intanto perché siamo di fronte a quello che diceva Franco prima, cioè in un'area di circa 50-60 miglia non c'è traccia di alteri significativi per l'incidente e non si riesce a capire in che modo ci possa essere una battaglia aerea se su 90-100 km non ci sono aerei. Però c'è un fatto molto importante da sottolineare. Diceva Franco prima, tra Priore e i periti c'è qualcosa che non torna. Cerco di motivare a mio giudizio che cos'è questo qualcosa. Però prima occorre dire che questa frase che ha citato anche Franco prima è una frase del 1997, è la perizia d'ufficio del collegio radaristico del giudice. Voi sapete che sono succeduti i vari collegi, il collegio più importante era il collegio tecnico radaristico. Cosa vuol dire? Vuol dire che studiava il relitto e studiava i radar. Questo collegio qui, invece DTT, sarebbe Donali, Dalenese, Tiberio, studiava soltanto le tracce radar, non si occupava del delitto. Ora, nel 99, voi sapete che la fase istruttoria del processo termina e non si capisce bene perché, perlomeno io non lo riesco a comprendere, questi stessi periti del giudice Donali, Dalemese e Tiberio, quando la fase istruttoria è chiusa, quindi non è più possibile produrre documentazioni giudiziarie da questo punto di vista, perché è chiuso il processo, vanno il giudice istruttore e consegnano un supplemento, si chiama una nota aggiuntiva a quella relazione del 97 di cui vedete la citazione del non c'è traccia di altre. E in questa nota aggiuntiva dicono: noi in seguito alle risposte della NATO sulla presenza degli aerei, ciò di cui ha accennato Franco prima, in seguito ai ragionamenti che abbiamo condotto, e tra questi ragionamenti c'è ad esempio il fatto che ci sarebbe una porta aerea, cioè la NATO non ha mai detto che c'è una porta aerea, ha detto che forse, ma non ne sono certi, poteva esserci una porta aerea nel Mediterraneo occidentale, in zona assolutamente distante comunque dalla zona del terreno in cui è avvenuto l'incidente di Ustica. Invece i periti del giudice scrivono che la NATO ha detto che c'era una porta aerea. I periti del giudice dicono che è altamente probabile che il MiG-23 libico è caduto, è correlata, la cui caduta, diciamo, è correlata alla caduta del 19. Si tratta di dati che poi nel corso degli anni, nei vari processi, sono stati smentiti, clamorosamente smentiti, ma che nel 1999, a cui vengono assegnate elevate probabilità, e quindi dopo aver fatto questo elenco di punti assai discutibili, dicono: considerate queste possibilità, noi deduciamo che l'incidente del 19 è occorso a seguito di azioni militari di intercettamento, verosimilmente nei confronti dell'aereo nascosto nella scia del 19, e l'aereo di linea è rimasto vittima fortuita di deviazione. Non c'è niente di provato, sono solo delle ipotesi dalle quali loro deducono questa conclusione. Il giudice Priore, non nelle conclusioni, ma analizzando quello che loro scrivono, dice che appunto questi periti, al di là di ogni ragionevole dubbio, c'è un, come dire, evidente abuso del brogardo penale, perché naturalmente non ci può essere una verità al di là di ogni ragionevole dubbio basata su delle congetture non provate, che quella sera si verificò questa azione militare di intercettamento. Naturalmente poi si andò al processo in Corte d'Assise, perché voi sapete che in fase istruttoria non ci fu il dibattimento, le parti in causa non potevano dibattere, c'era solo il giudice che istruiva e interrogava in modo anche abbastanza inquisitorio, perché il processo si è svolto con rito penale fra il 1989, che era un rito molto diverso da quello successivo. Arriviamo quindi in Corte d'Assise, gli stessi periti che prima dicono non ci sono aerei nell'area 50-60 miglia, poi dicono l'aereo è stato, diciamo, è venuto giù a seguito di questa azione di intercettamento nei confronti di un altro aereo che si trova sotto la pancia, dicono ai giudici, interrogati ai giudici, che secondo loro i dati radar non possono dimostrare l'esistenza di un secondo aereo nella scena del 19. Quindi quando si dice, o quando Franco prima diceva, c'è qualcosa che non torna tra Priori e Periti, il discorso è anche che noi, altrimenti non si capirebbe nulla di quello che è successo in caso Ustica, ci troviamo davanti a dei documenti, ad alcuni documenti, ad alcune perizie, che al loro interno si autonegano. Cioè, noi abbiamo dei documenti in cui non ci sono aerei nel raggio di 90-100 km, ma è elevata la probabilità che ci sia stata una battaglia aerea attorno al 19. Questo è il tenore di alcuni documenti peritali realizzati per il caso.
commissioni possano aver prodotto documenti di questo tipo. Credo che questa sia una domanda storica molto importante da porsi. Volevo brevemente invece parlare di delitto, perché finora diciamo, abbiamo un po' discusso solo di dati radar, e portare alla vostra attenzione quello che dice la pubblica accusa. Anch'io, come Franco, diciamo, scelgo di portare la pubblica accusa piuttosto che le parti della difesa, perché non ce n'è bisogno sostanzialmente, perché è tutto molto abbastanza chiaro, anzi. Sono gli stessi pubblici ministeri a dire che, per quanto riguarda l'analisi del relitto, ci sono degli elementi che di per sé sarebbero sufficienti a far affermare che c'è stata un'esplosione all'interno dell'aereo. L'esplosione all'interno dell'aereo in zona non determinata di un ordigno è dunque la causa della perdita del 19, per la quale sono stati individuati i maggiori elementi di riscontro. Certamente invece non vi sono prove dell'impatto di un missile o di una sua testata. Quindi il giudice Priore, tra l'analisi del relitto, la stessa ammissione dei pubblici ministeri e i documenti peritali così contraddittori del collegio invece radaristico, come sapete, prediligerà il contesto esterno. Attenzione, non predilige la tesi del missile, perché la tesi del missile è stata smentita da tutti, praticamente i periti dei suoi colleghi d'ufficio. Predilige la teoria cosiddetta della battaglia aerea. Sì, il missile fa parte di questo contesto, ma parla di quasi collisione. La teoria prediletta del giudice istruttore è quella della quasi collisione. Ricordiamoci che il collegio tecnico radaristico del giudice, quindi quello che studiava anche il relitto e non solo il radar, dice che l'esplosione interna, fa tutto quello sbaglio, è l'unica causa tecnicamente sostenibile. Allora, come mai, se abbiamo, come dicono i pubblici ministeri, prove sufficienti per dire che c'è stata un'esplosione a bordo dell'aereo? Il collegio per i dati d'ufficio dice che la bomba è l'unica ipotesi tecnicamente sostenibile. I periti radaristi dicono che non ci sono aerei nell'area di 90-100 km. Come si arriva a questa conclusione del giudice istruttore sul contesto della battaglia aerea? La motivazione, diciamo, che permette di raggiungere queste conclusioni è, anche se molto riassunta, la seguente. Cioè, ed è spiegata ancora una volta molto meglio dai pubblici ministeri che non dai magistrati dell'accusa che non dal magistrato superiore. I pubblici ministeri dicono, sì, è vero, ci sono degli elementi considerati il delitto che ci dicono che c'è stata un'esplosione a bordo, degli elementi molto forti che ci dicono che c'è stata un'esplosione a bordo dell'aereo. Ce ne sono altri a livello di dati radar, loro dicono, che non ci consentono di escludere in maniera netta la presenza di un secondo aereo in prossimità del 19. Cioè, noi sappiamo che non possiamo provare che ci sia un aereo in prossimità del 19, ma ci sono degli elementi che ci fanno dubitare. Voi sapete che nel processo penale vale il brocardo al di là di ogni ragionevole di dubbio, e se permangono gli elementi dubitativi non si va al di là di ogni ragionevole di dubbio. Quindi, mettendo, anche se sul piatto della bilancia delle cose hanno un peso diverso, perché stiamo parlando di un relitto su cui io posso fare esperimenti, su cui io posso indagare in modo concreto, e invece dall'altro lato abbiamo dei dati radar che sono delle interpretazioni del cielo che poi devono essere reinterpretate, che aprono a tutta una serie di problematicità molto importanti nella loro analisi, soprattutto, come dicevo anche tanto prima, se parliamo del radar di Fiumicino Marconi, che era molto vecchio, ecco, rimanendo comunque un elemento di dubbio nell'ambito penale, non riusciamo ad andare a dare di ragione di dubbio, rimane un dubbio perché, secondo noi, dicono i pubblici ministeri, i periti della commissione visibile, quindi del collegio d'ufficio del giudice, per dire che quei due plot erano dei falsi echi, eccetera, eccetera, hanno operato una estremizzazione, una lettura estremizzata di questi dati. Naturalmente i magistrati non sono degli esperti radaristi, non sono degli esperti di tecnica aeronautica, ma questo è il convincimento che si sono prodotti. Sapete che i processi si concludono in corte assise d'appello, poi confermati in Cassazione. Questa è una frase molto interessante perché viene, grazie al dibattimento in corte di assise, confermato che lo scenario della guerra, della battaglia aerea, scenario di guerra calda o fredda, o la presenza di Gheddafi in aereo quel giorno accanto al 19, vengono definiti scenari di fantapolitica o legati a romanzo, che potrebbero anche risultare interessanti se non vi fossero coinvolte 81 vittime innocenti. Quindi c'è una bocciatura netta e clamorosa dell'ipotesi della battaglia aerea che aveva formato il giudice istruttore,
la Corte di Assise non può nemmeno affermare che sia stata una ruba, perché quello non era il suo mandato. Doveva verificare, appunto, sì, qual era il contesto all'interno del quale si era verificato l'incidente, ma una volta interrogati i testimoni, una volta analizzate le perizie, dice per l'appunto che sì, è sicuramente da bruciare, cioè della guerra fredda, ma non riesce a raggiungere il suo convincimento al di là di ragionevoli dubbi neanche sullo scenario della bomba. Questo è quello in sostanza che dicono le sentenze in appello. Rubo pochissimo tempo ancora, soltanto per fare una chiosa. Il 28 di giugno, quindi se torniamo un attimo adesso al contesto del 1980, arriva una telefonata al Corriere della Sera a nome dei nuclei armati rivoluzionari, in un'organizzazione terroristica neofascista, che dice che a bordo dell'aereo sotto falso nome c'era tale Marco Affaticato, e che portava con sé una bomba perché doveva svolgere una missione a Palermo, e questa bomba sarebbe esplosa per errore, provocando qui la caduta del 19 Italia. Si tratta di una notizia falsa, perché ha praticato per stare ambiguo e rigido, non era mai salito su quell'aereo. E oggi sono molte le realtà che utilizzano questa telefonata disinformativa per dire: ecco la prova, a livello di pubblico opinione, ecco la prova che non può essere stata una bomba, perché vedete che già il 28 giugno c'è stato chi ha provato a dire che era stata una bomba e invece era una sonora falsità. Questa sarebbe la prova che di bomba non si è trattata. In realtà, naturalmente, ad una lettura più attenta, soprattutto una lettura tipo storico, questa telefonata, invito a ragionare con me su questo, produce un effetto del tutto inverso, nel senso che una volta che arriva questa telefonata, una volta che il giorno successivo, naturalmente Marco Affaticato subito smentisce questa notizia, perché lui era di Vevero, vuole tranquillizzare la mamma, quindi chiama la Vigos, chiede per cortesia di far sapere che non c'entra nulla con questa storia. Da quel momento in poi la teoria della bomba, soprattutto a livello pubblico, subisce un forte discredito. E quindi non si parla per molto, molto tempo più a livello pubblico di bomba. Quindi l'effetto che produce questa telefonata è un effetto assolutamente opposto rispetto a chi dice che quella appunto è la prova che si voleva accreditare la tesi della bomba. Se io o chiunque altro avessi voluto accreditare la tesi della bomba, penso che non avrei usato il nome di una persona che sapevo essere più vicino, che poteva smentire immediatamente. Insomma, evidentemente c'era un intento, io credo, diverso. Il 3 e 8 di luglio inizia un po' un gioco delle parti nelle discussioni pubbliche, perché si inizia a parlare naturalmente di cedimento strutturale, come diceva Franco prima, poi ne sarà accusata l'aeronautica militare, che è abbastanza incredibile, perché proprio già nei primi giorni di luglio, su una mozione presentata dal senatore Libero Gualtieri del Partito Repubblicano Italiano e da altri 21 senatori, inizia la campagna contro l'Italia, contro gli aerei dell'Italia, definiti come delle carrette dei cieli, come una compagnia che non ha i pezzi di ricambio, perché i pezzi di ricambio arrivano in ritardo, perché è una situazione economico-finanziaria disastrosa, perché è morosa con le compagnie che gli forniscono questi pezzi di ricambio, perché non paga i dovuti contributi INPS ai suoi dipendenti, perché c'era stato uno sciopero del 13, mi sembra, di giugno, proprio dei dipendenti dell'Italia che si lamentavano contro i problemi tecnico-operativi della compagnia. Era, insomma, un contesto che mostrava questa serie di politici molto spaventati di volare con l'Italia, perché non si sentivano affatto sicuri di volare con l'Italia. Quindi prevaleva assolutamente la tesi del cedimento strutturale, e se non fosse che il giorno dopo il disastro, quindi il 28, furono degli alti dirigenti della compagnia Italia a dire che l'unica ipotesi credibile al momento era quella di una bomba che era stata piazzata a bordo dell'aereo. Il senatore Corallo del Partito Comunista non la prende bene durante queste discussioni. Dice che si tratta di una dichiarazione molto grave, molto irresponsabile, che metterebbe il paese al centro di alcune criticità, e che bisogna sospettare quindi molto bene le parole che si usano. Il senatore Urso, dall'altra parte opposta, quindi il Movimento Sociale Italiano, non è d'accordo, dice che invece
in quel momento una teoria importante come quella della bomba stava venendo accantonata per comodità politica, nel senso che stava trasparendo il fatto che non si volesse indagare sulla bomba per motivi politici. E in tutto questo c'è anche la teoria del missile, cioè tutto accade subito in realtà in televisione perché c'è questo RAI, che è il registro aeronautico italiano, che al tempo era responsabile della certificazione e della manutenzione dei voli civili italiani, che attraverso il suo generale, generale Rana, va dal ministro dei trasporti e gli dice che secondo lui l'ipotesi del missile è una ipotesi da tenere in considerazione e porta con sé alcuni pronti, nessuna prova schiacciante, ma del dopo poi ci sarà anche un viaggio negli Stati Uniti all'NTSB, questo è storia. C'è già stato come un viaggio, c'è già stato sì, sì, sì. Sì, sì, c'è stato, lo so, l'ho detto, poi andrà infatti negli Stati Uniti. Qua siamo ancora a luglio, però non succede nulla a livello pubblico fino a dicembre, perché a dicembre avviene una cosa molto importante, cioè la commissione tecnico-amministrativa Zatti, che era stata istituita dal ministro dei trasporti Formica, dà una notizia di grande importanza. Dice che a seguito delle sue analisi deve essere esclusa la tesi del cedimento strutturale. Loro hanno pochissimi pezzi dell'aereo, insomma, però in seguito alla loro analisi possono escludere il cedimento strutturale. Devo dire che per ragioni storiche questa informazione, seppure molto importante, si perde un po' nella grande instabilità del periodo. Pensate che il giorno prima, il 12 dicembre, c'è stato il rapimento di un magistrato da parte delle Brigate Rosse, quindi non viene dato grande eco a questa importante, insomma, notizia che viene data dalla commissione di Zatti. Però succede che il 16 invece di dicembre, dopo che l'NTSB fa quella pubblica con la sua analisi sul fatto che ci sarebbe una traccia che permette di individuare un possibile aereo che avrebbe incrociato la rotta del 19 senza collidere con esso, e che aveva sviluppato, perché ora noi sappiamo che c'era un errore nella precedente versione della Selenia, che non aveva dato inizialmente i reali valori e le reali tarature del radar Marconi. Ecco, il patron della società Italia scrive al ministro dei trasporti Formica e scrive anche alla stampa molto estesamente di avere la certezza, insomma, che era stato un missile ad abbattere il 19 Italia. Non ci sono prove, naturalmente, tanto è vero che D'Avanzari inizialmente verrà incriminato dal giudice Santa Croce per la diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose, però succede una cosa importante, perché il giorno dopo il ministro dei trasporti riferisce alle Camere e dice che a suo giudizio l'ipotesi del missile era un'ipotesi più forte delle altre, quella del cedimento strutturale. Ma praticamente nel dire questo non solo dice qualcosa che non ha un supporto probatorio necessario, ma smette anche da questo momento in avanti di nominare proprio l'ipotesi della bomba non se ne parla più a lungo, e diciamo questo avrà un peso, io credo, anche sulle osservazioni finali della commissione Luzzatti, che naturalmente è una commissione nominata dal Ministero dei Trasporti, perché la commissione Luzzatti alla fine dirà che c'è stata un'esplosione all'interno della cabina passeggeri. Però non è possibile stabilire se l'ordigno che ha provocato questa esplosione all'interno della prima passeggeri fosse un ordigno pensato a bordo oppure un ordigno proveniente dall'esterno, cioè un missile che sarebbe penetrato nella cabina e si è esploso internamente. Insomma, è vero che loro il relitto, insomma, non l'avevano, quindi avevano anche una necessità di tutelarsi, insomma, però certamente c'era una grande pressione. 1980, vado molto veloce, 16 giorni di delitti, perché è un anno di grande stabilità, quell'estate, come diceva il professore Ferrari, insomma, non c'è solo Ustica, c'è anche il Robusto 1980 alla stazione di Bologna. Si è spesso detto non c'era l'interesse, non c'era l'attenzione giusta per indagare il caso Ustica, la dovuta attenzione da prestare a questo caso e le risultanze che mano a mano emergevano. Questo sì, può essere vero a livello storico, ma può essere vero perché veramente è un anno terribile. Non solo a livello interno per le accuse a Cossiga, le accuse a Morlino, perché c'è il terremoto dell'Irpinia, perché c'è il Domus 1980, perché c'è il rapimento, che dicevo prima, del giudice Giovanni Gusso da parte dell'FBR. Tutto questo fa sì che delle relazioni molto importanti, come ad esempio la relazione Pratis, che è un documento molto importante,
venga nemmeno discusso dal Consiglio dei Ministri, perché all'epoca la sua consegna è il governo in crisi. La relazione della Commissione Stragi viene consegnata nel 92 quando le Camere sono sciolte. L'undicesima legislatura non affronta nemmeno più il caso Ustica. Nel 95 la relazione di Pellegrino, nuovo presidente della Commissione Stragi, non fu nemmeno discussa all'interno della Commissione stessa, perché ci fu uno scioglimento anticipato della legislatura. Questo è solo un esempio, una piccola finestra di quello che accadeva in quegli anni. Insomma, chiedo al professore se devo fermare per aprire il dibattito. Credo, sì, forse. E poi approfondiamo alcuni argomenti. Grazie, perché una bella descrizione approfondita, ma credo che ci siano delle domande, qualcuno vuole approfondire qualcosa, anche perché siamo poi in collegamento con Giulio. Posso fare? Posso? Certo. Perché lui, scusate. Arriviamo con il microfono. Vado lì. Posso fare? Scusate un attimo, ne approfitto perché. Intanto quelle cose che sono state dette gli atti del Senato sono interrogazioni, perché in realtà il caso Giovanardi, non solo quello che hanno detto i due autori, che il generale Manca, che ha detto l'ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica nei suoi libri, sono le affermazioni che io ho documentato. Io come governo, non al PAN, come governo italiano, come ministro e sottosegretario, rispondendo alle interrogazioni, il governo italiano ha sposato totalmente le tesi che sono state illustrate. Quindi dal punto di vista istituzionale il governo italiano ha preso atto di tutte le cose dette, e c'è cioè quella del vice della roba della in terra, che è stata esclusa dalle tariffe tecniche, che l'aereo è esploso per una bomba morto. Ma allora voi mi domanderete perché se le cose stanno in questa maniera, per quale motivo le sentenze civili, come sapete, invece che derivano da un avvocato siciliano che ha scritto a tavolino, che secondo lui era stato missile, hanno prodotto le sentenze civili di intercessione sul più probabile che non che sia stato un missile, dobbiamo pagare circa mezzo miliardo di euro per i cittadini italiani, no? Per i fondi. Perché le cose sono andate così? Allora, rapidissimamente, perché questa vicenda non è una vicenda del 1980, è una vicenda del 2002, perché l'indagine penale è ancora in corso, perché la difesa deve pagare mezzo miliardo di euro, perché tutto quello che è successo in quegli anni è ancora coperto da segreto. Voi sapete che 2 anni fa sono stato convocato dalla Presidente del Consiglio, il governo Conte, esplicitamente dal Presidente del Consiglio, perché avevo detto, dopo 40 anni, avendo io visionato, io facevo parte della Commissione di indagine sulla morte di Aldo Moro, abbiamo trovato un documento sul famoso Aldo Moro, da quello abbiamo chiesto di andare a verificare gli atti, dal sequestro dei missili terra-aria a Portone, fino al 2 agosto, per andare a vedere che cosa era successo in quel periodo. Abbiamo avuto l'autorizzazione, sono andato là con altri senatori, mi hanno portato i servizi segreti un plico così di documenti, me li sono letti e annotati tutti, cioè dal sequestro dei terroristi fino al 2 agosto. Che cosa mi hanno detto? Guarda che queste cose sono scoperte dal segreto, sono tutti i segreti di Stato, ma tutti quegli altri sono stati riclassificati segreto, segretissimo, e quindi non possono essere divulgati. Quindi non posso qui vedere i documenti, posso dire però quello che è già stato detto, cioè che quando sono stati sequestrati gli euromissili sono incominciate le minacce pesantissime da parte soprattutto di Abbas, cioè il fronte internazionale della Palestina, collegato con Gheddafi, i quali hanno preso il contatto con gli italiani, gli hanno ricordato che c'era un accordo secondo il quale loro potevano partecipare le armi e in cambio non facevano attentati. Tant'è vero che a un certo punto il governo italiano si è anche prestato a dire vi rimborsiamo il costo dei missili che abbiamo sequestrato. E l'escalation è andata avanti, ma non è come in particolare onde evitare dopo 41 anni guai, ma la mattina del 27 giugno parte un capogramma da Beirut, colonnello Giovannone, che dice che bisogna evacuare l'ambasciata perché tutti i miei interlocutori sono spariti e siamo nell'imminenza dell'attentato che era stato deliberato dal vertice di Abbas. Per quale motivo era stato deliberato? Perché purtroppo, malgrado i tentativi del governo italiano, il palestinese che stava poi a Bologna, con sede a Bologna, cioè il capo di Abbas che stava a Bologna, l'avevano arrestato e malgrado le promesse del governo lo avevano condannato. L'hanno tenuto in prigione. E quindi la controparte, in sostanza, ha denunciato che gli italiani non avevano rispettato il patto. Ora, io sono finito, però
sconvolto del fatto che siamo nel 2021, possono andare i purgatori pari a contare le palle su di televisione, o continuare la conflitti a diffamare l'aeronautico militare, il popolo generale Martolucci. Io prendo l'impegno morale con lui di continuare a difendere quello che morisce 2 anni fa. Possono continuare non a dire le cose serie che ha detto stamattina. Voi pensate che l'ultima iniziativa, Bonassi, lo sa, l'abbiamo vista, che viene finanziata dal Comune di Bologna tramite la Nubisti, è 2 spettacoli artistici che verranno presentati tra 15 giorni, cioè sono gli artisti che parlano e trasfigurano tutto l'immaginario collettivo di Ustica, non i periti, non le sentenze penali, gli artisti. L'ultima abbiamo fatto il 2 giugno, poi ho finito davvero. E cosa ha fatto l'ultima che ha fatto la Monchietta? Ha fatto visitare alle scolaresche il museo dove hanno ricostruito male l'aereo, e qui adesso stiamo scoprendo, faremo una grande polemica, che è sparito il documento con il quale il Comune di Bologna aveva avuto in custodia giudiziaria l'aereo e non avrebbe potuto manometterlo, perché sempre ancora conto di prova. Allora cosa ha fatto? Chi andava a visitare il museo gli davano 2 gettoni, perché vicino hanno montato quelli che una volta i baracconi si chiamavano Luna Park, i dischi volanti, e chi andava a visitare i 2 giochi di quest'anno in museo gli davano 2 gettoni per fare un giro sui dischi volanti per simulare la battaglia. E questo è il problema drammatico. E da un lato ci sono testimonianze di questo tipo, ci sono tecnici che in maniera incontrovertibile ti dicono come sono andate le cose, e il signor direttore di mezzo sta mettendo e dice: vero, questa roba della bomba è un po' strana, perché l'aereo è partito da Bologna con 2 verità. Altra palla cosmica, lei è arrivata a Bologna con 2 verità, perché nell'estate precedente aveva accumulato una serie di ritardi ed era arrivato a Bologna 2 ore dopo. Quindi non è vero che la bomba non poteva essere mia perché è arrivato con 2 verità, no, no, è partito con 2 verità, è arrivato con 2 verità. Naturalmente nessuno ha indagato sui passeggeri, su chi era sceso a Roma, su cosa era successo nel momento in cui è arrivato a Bologna. Quindi è veramente una cosa incredibile che si continui non a dar credito alle cose vere, ma si continui a alimentare l'immaginario politico. Però la cosa non è affatto chiusa, perché il procedimento penale è ancora in corso, perché prima o poi riusciremo a far pubblicare quella documentazione, e perché una parte dei parenti delle vittime, compresa la signora Cavazzi, che ha perso la madre sul vetro, quindi è una che è stata colpita direttamente, è presidente di un'associazione che ancora oggi combatte, perché tutta questa verità storica che è collegata a Ustica, che è collegata al tragedia di Bologna, è collegata a San Berletto, è collegata, lo stava per dire adesso, l'ho messo al fatto che il tour che è stato firmato l'accordo che staccava Malta dalla Libia proprio in quelle settimane, perché San Berletto, sapete, San Berletto qua, mio amico San Berletto, ha scritto un libro in cui spiegava la strategia della bomba, eccetera, eccetera, e è una strada ancora totalmente aperta per arrivare davvero a far trionfare non le bugie, ma la verità su quello che è successo. Grazie mille per questa testimonianza che era assolutamente indispensabile per dare un ulteriore quadro della vicenda, che ha poi tutta una serie di risvolti, al di là di quali tecnici che sono stati sviscerati qui, ne ha degli altri di tipo politico, diplomatico, si apre una cornucopia che chissà dove ci potrebbe portare, ma noi adesso ci siamo fermati su questi qui, abbiamo messo un mattone, ma la ringrazio molto perché lei ha dato delle prove fattuali e una testimonianza che è assolutamente indispensabile, poteva darla solo lei sotto questo aspetto. Andrea. Aspetta che ti porto. Aspetta Andrea. Andrea Antoni. Per chi non lo conoscesse, ma non credo che ci sia molta gente che non lo conosce. Va bene, io sono Andrea Antoni, sono un giornalista e soprattutto sono un controllore del traffico aereo. E la sera del 27 giugno alle ore 21:15 viene attivato dalla signora Iside, la mitica segretaria della redazione del giornale di Montanelli, c'è stato un incidente a Palermo.
scienziati, parlo con il giornalista che è presente in aeroporto a Palermo, capisco la gravità della situazione, chiamo il centro di controllo traffico aereo di Roma Ciampino sulla linea diretta e parlo con il caposala, che non fa nessuna obiezione. Tenete conto che si tratta di controllori ancora con uniforme militare, ma che sono già stati passati a un ente intermedio, perché sarebbe nata poi l'anno dopo l'azienda autonoma di assistenza autonoma per il traffico generale, che è stata diretta come presidente dal generale Antonio Mura, e io ne sono stato l'effetto stampa. Parlo con il controllore ultimo che ha parlato con Pedro Paz. È un mio collega, compagno di corso. E mi dice che c'erano stati diversi problemini stupidi di navigazione, perché c'erano gli radiofari che erano in conduzione, che aveva girato un po' più a largo di Ponza, giù per la Valtellici, direzione Papa, cioè Palermo Raisi, e che era stato passato da lui, radar, al settore aerovie, il quale gli ha dato due cose. Primo, lui aveva scelto di scendere da 27.000 piedi a 25.000, perché c'era molta turbolenza, c'era un forte vento occidentale, e che era autorizzato a scendere a livello 130 per riportare lasciando 150, cosa che non ha mai fatto. Per cui, Verdano è scomparso, non sotto controllo radar, ma ancora dentro della portata radar di un radar che non era vecchio, era di vecchia tecnologia, nel senso che Marconi aveva una lunghezza d'onda di 50 centimetri. Ok? Cioè la finestrella entro la quale la traccia viene validata dal distruttore, a quella distanza è un po' pic, come si vede poi dal tracciato che ha fatto il mio collega Russo, e che è stato non classificato. Io l'ho avuto come responsabile dell'associazione dei controllori traffico aereo 5 giorni dopo. È fresco, originale, timbro blu, originale, non classificato. Quella cosa che ho rivisto su un foglietto a quadretti preso da un quaderno, sul quale qualcuno lo ha copiato e lo ha dato in gran segreto a un giornalista che io, mesi dopo, siamo già nell'81, sono incaricato di accompagnare il centro di controllo del Ciampino, perché lui sostiene che lì dentro c'è la prova del missile. Poi vi dirò chi è. Parlo anche con Palermo. Il mio collega Continello mi dice che non è mai entrato nella portata radar dell'avvicinamento di Palermo, ma che comunque è sicuro che i colleghi di Marsala, sono militari come noi, devono averlo visto. E mi passa sulla vita il capo controllore del centro di Marsala, che dice: noi stavamo facendo la risoluzione. No, la risoluzione c'è, la stiamo rivedendo per poter dare a Martina Franca, che è il capocentro del controllo di difesa aerea del sud, l'ultima traccia, l'ultima posizione della traccia, che poi la passa al centro di controllo di coordinamento soccorso di Ciampino, quando ce l'hanno, perché lo dicono loro. E domani mattina la registrazione la diamo ai carabinieri, perché sicuramente ce la chiederà il magistrato. Per cui poteva dirmi: ma che io dal 75, in quel momento io ero responsabile, pensate un po',
relazioni esterne e, come si dice, quindi di aeronautica, Macchi. Ero un collega di comandante. Ho la scuola aeronautica del 75, ma a causa della mia posizione di civile e perciò di responsabile della rivista di assistenza loro, sono rimasto collegato con quel mondo e lo sono tuttora. Dunque, non ho avuto un briciolo di ma che te non vuoi sapere? Era tutto piano, tutto trasparente. Faccio un salto. Vengo a sapere in luglio che è calata finalmente la questione da cui si diceva, ambiente giornalistico, che erano scomparse le radiografie del controllo strutturale su quell'aeroplano fatto dall'Italia, perché l'Italia faceva la manutenzione di Italia e Italia purtroppo non pagava. Non era vero, perciò caduta la questione che era l'aeroplano che il pesce e che era andata. Ma che si vociferava di missile? A settembre vado a Farnborough, in Inghilterra, e vado a parlare di missili, quando non avevo mai parlato di missili. Non, io sapevo benissimo come si lancia il missile, qua, ho fatto anche la difesa aerea, ma non sapevo come cavolo funziona un missile. Sono andato a parlare con quelli che li fabbricano. Non sono andato né dagli inglesi, né dai francesi, né dagli americani, sono andato dagli svedesi. Bofors. Mi hanno detto come funziona la prossimità, la gavagnola, eccetera, eccetera. Come viene validato, perché talmente chiaramente devono vendere qualcosa che gli è meglio, no? Funzionante. Ma il fatto più grave avviene poi dopo, ma io lo devo sapere nel 1993, quando sono a Washington, e passo una settimana all'NTSB, perché io ho la moglie che viene operata al cervello e i miei amici dell'aviazione mi hanno tenuto una settimana alla FAA, una settimana in TSP, una settimana alla NASA Aeronautics, eccetera. E parlo con il famoso John Medical, che è quello che ha visto il tracciato radar dal quale si dice quelle famose due tracce potrebbero essere relative a un aeroplano che alla distanza di 5,8 miglia da dove si smaterializza la traccia primaria del 19 può avere una azione cattiva nei suoi confronti soltanto sparandovi, perché non può essere andato in collisione. Sapete qual è il fattaccio? Il fattaccio è che lui non sa di che tipo, perché non lo dico, di che tipo di registrazione si tratta, che non è una registrazione video, ma è una registrazione che viene dalla memoria di un sistema di calcolatori che ha fatto la validazione di quelle tracce. E lui non lo sa. Ma dice, quello che io vedo è questo. Ma la cosa più interessante è che ho fotografato è il libro della presenza di ingresso e di uscita dall'NTSB, dove appare il nome di generale Cinti, che era il consulente aeronautico dell'Italia, e di Saverio Rana. Entrambi appaiono come Italia. Perciò Saverio Rana va a Washington con la registrazione, ma là non viene registrato come RAI, ma viene registrato come Italia. Perciò di parte. Ok? Perciò l'ambiente avvelenato è quello. Se poi saltiamo sul discorso dell'81, quando io accompagno al centro di controllo traffico aereo Andrea Purgatori e Daniele Mastro Giacomo della Repubblica,
e successivamente accompagnerò Tom Mangold della BBC. Tutti che hanno già una tesi precostituita e che vanno a vedere soltanto quello che gli interessa per il sostegno di quella tesi. E non vi dico il resto perché tutta la storia, tenete conto che all'ufficio istruzione del giudice priore si usava per capire cosa c'è scritto nei documenti il lessico di Ustica che è stato scritto pubblicato in tre puntate sulla rivista Volare che facevo io e ho finito. Grazie. C'è ancora qualcuno che vuole fare qualche domanda? Grazie, mi chiamo Andrea Rion.